Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò la ricetta del pan di Spagna. Noi ci sentiamo alla prossima e intanto vi lasciamo Gli di ingredienti pranzo. per il pan di Spagna Ciao! sono della farina, dello zucchero semolato, delle uova, due bustine di vanillina e una bustina di lievito per dolci. Cominciamo la preparazione. Ovviamente le quantità le metterò nell'info box. Allora, per prima cosa mettere in una ciotola delle uova e dello zucchero e cominciare a frullarle con un frullatore elettrico fino a quando non si sarà creata una crema, che tra poco vi farò vedere. Questa è la crema che dovete riuscire a formare, dopodiché aggiungete gradualmente la farina. In questo modo, vedete? Gradualmente. Allora, dopo aver mescolato anche insieme agli altri ingredienti la farina, dobbiamo passare al prossimo step, che è quello di aggiungere una bustina di vanillina, come vi metterò nella ricetta scritto, e poi una bustina di lievito per dolci. E dopo continuiamo a mescolare fino a quando questi ingredienti non saranno ben amalgamati a tutto il nostro composto. Un consiglio: io uso sempre nelle mie ricette un po' di liquore. Anche io uso, in questo caso uso l'aroma di babà per il babà, anche se voi potete usare comunque qualsiasi tipo di liquore. Ora prendete una teglia da forno e ungetela con del burro fuso e ponete al proprio interno quello che è il nostro Ora impasto. mettete la teglia in forno a 180 gradi per 40 minuti. Questo è il nostro pan di Spagna sfornato.